Sono scattate anche in Canada le celebrazioni per la settimana della cucina italiana nel mondo. Temi portanti della settima edizione sono la convivialità, la sostenibilità e l'innovazione. Il ristorante Don Alfonso di Toronto ha ospitato il primo appuntamento. Stasera celebriamo l'inizio ufficiale della settimana della cucina italiana nel mondo e lo facciamo rilanciando un attimo quella che è il programma delle attività specifiche qui a Toronto e in Ontario. È una cucina importante, non solo nel senso della bontà dei prodotti, della qualità dei prodotti, ma è una cucina che si basa molto su quello che è l'essenza dell'Italia, la creatività, l'eccellenza delle cose, l'eccellenza dei prodotti. Quindi l'enogastronomia come una delle bandiere da far sventolare in tutti i quattro angoli del mondo a testimonianza di quanto l'Italia può dare al resto dei paesi e al resto delle società del mondo. Che cos'è la settimana? La settimana è un momento di celebrazione, di riflessione, ma anche di promozione della cucina italiana all'estero. Ed è un'iniziativa che è stata lanciata appunto nel 2016 dal Ministero degli Affari Esteri e da tutta la rete degli consolati, delle ambasciate e degli istituti italiani di cultura nel mondo. La settimana qui a Toronto ha un calendario molto molto fitto di appuntamenti. Iniziamo questa sera da Alfonso con il lancio ufficiale grazie al console generale Luca Zelioli. Domani l'Istituto Italiano di Cultura ospita una celebrità del mondo della gastronomia italiana, ospita lo chef Cesare Battisti del ristorante Ratanà di Milano, che tra l'altro è stato ambasciatore segretario generale dell'associazione Ambasciatori del Gusto, nonché ambasciatore della cucina italiana già dai tempi di Expo, della Expo di Milano del 2015. Sottolineiamo il valore della cucina italiana, della gastronomia italiana, come non solo come identità culturale degli italiani all'estero, ma come proprio un momento caratterizzante dell'Italia, della sua economia, delle sue tradizioni, della sua cultura all'estero. La settimana è importantissima, la settimana della cucina italiana nel mondo, perché le valenze che ha acquisito in questi anni sono diventate sempre più importanti. Tra queste appunto non è soltanto una supremazia della cucina italiana, ma anche proprio il fatto di una cucina che non fa male. E credo che oggi il discorso, il messaggio più importante negli Stati Uniti e in Canada sia proprio quello del fatto di una cucina che è sana, che è fondamentale. Come tutti sanno, gli Stati Uniti e il Canada hanno un grosso problema con le diete, con le persone sovrappeso, ma soprattutto con le persone che mangiano male. Quindi c'è un discorso educativo estremamente profondo. La Camera si sente naturalmente a suo agio in un discorso che non soltanto è di business, ma è anche un discorso culturale e profondamente educativo. E quindi ecco perché noi siamo coinvolti fin dall'inizio. Nella fattispecie della pentola d'oro, la nostra attività, riconosciamo una supremazia importantissima italiana, ma anche quella di un settore che in Ontario è diventato il primo, cioè la filiera, dall'agricoltura al food processing, quindi alla trasformazione dei cibi, a naturalmente alla confezione di questi. Quindi è diventato veramente importante che la Camera svolga un ruolo insomma molteplice. Numerosi sono stati gli ospiti del primo appuntamento della settimana della cucina italiana nel mondo al Don Alfonso di Toronto, tante le personalità di spicco presenti. It's a real honor to be here tonight celebrating the Italian Cuisine Week. È un vero onore essere qui stasera per celebrare la settimana della cucina italiana nel mondo al Don Alfonso di Toronto. Don Alfonso e la sua famiglia arrivano dalla costiera amalfitana e hanno portato nel 1890 in Canada le più grandi tradizioni culinarie italiane.
Noi siamo da sempre accanto ad Alfonso e alla famiglia Iaccorino. Il Don Alfonso di Toronto ha ricevuto la stella Michelin. È il primo ristorante ad aver ricevuto questo ambito riconoscimento, conquistato grazie alla cucina dello chef Daniele Corona, che è arrivato dall'Italia per iniziare la sua attività in Canada. Per me è un vero onore essere qui stasera e celebrare la settimana della cucina italiana nel mondo. La Liberty Entertainment Group è qui a Toronto da 30-35 anni. Noi abbiamo molti ristoranti e spazi per ospitare grandi eventi come il Case Lover, il più iconico castello che trovate qui in Canada. Abbiamo il Blue Blade Steakhouse, oltre al Liberty Grand Complex per eventi che possono ospitare fino a 5.000 persone. Abbiamo anche il Cibo Wine Bar di Toronto per eventi un po' più casual.